come sei cresciuto! Quasi non ti riconoscevo, chi stavi aspettando? Oh, ma lo sai che non c'è nessuna streghetta, il mio lavoro non mi lascia tempo per queste cose. Ma accomodiamoci. Come mai questa visita, zia? Ma niente di importante, solo una visita, nulla di così. Ma come va? Non ti vedo cambiata dall'ultima volta che ci siamo visti. Cosa vorresti dire? Che sono invecchiata? No, anzi, ti era rimasta una bellissima. Anzi, ma bisogna però che ti dica che sei diventata orribilmente grassa, zia. E cosa stai dicendo? Io? Come se non ti conoscessi con quel tuo carattere insopportabile. Oh, è vero. Ma ricorda che ti ho pagato la tua istruzione? Sì. Però, senti, zia, l'unica cosa che volevo che tu capissi era che comunque in questi 50 anni non siamo cambiati di una virgola. Comunque, come mai? Qual buon vento ti porta qui? Te l'ho già detto, niente di così importante, ma come mai aspettavi la mia visita? Aspettavo la tua visita perché mi ha detto tuo cuoco, Jacopo Cracchi, come si chiama, bro. Chi? Quando è arrivato? È stato qui, l'hai mandato tu qua, mi ha detto... Non gli ho ordinato proprio nulla. Mi ha detto, la mia padrona mi ha detto che arriva tra poco. Mi sono subito... Quell'insolente pennuto, io non gli ho detto proprio niente. Ah, ma si prenderà un po' troppe libertà, però del resto è un po' difficile vedere il personale con cui tutti... In realtà lui, uno spione che è il Gran Consiglio degli Animali, mi ha messo in casa per sorvegliarmi. Quell'uccello del Marburo si considera molto scaltro. Ancora oggi che è convinto che io non abbia scoperto nulla, quel maledetto pennuto. Come ci si può sbagliare, caro collega? Anch'io, da un po' di tempo a questa parte, ho ricevuto una vista di uno di questi animali del Gran Consiglio, uno stupido gatto che non è buono a fare niente, che si crede un cantante. Ah, ma l'ho messo io a tacere a dovere. L'ho impintato di pasticcini, che poi ti piace un micro, e adesso c'ha la sua camera, il suo appartecchino. E non si aspetta proprio di nulla? Nulla, proprio nulla. Ma è un talento. È un tale fedurone? Crede proprio tutto. Però, circostante la nostra massima cautela, io mi chiedo, ma come mai ci hanno mandato questi... diciamo spioni, il Gran Consiglio sospetta proprio di qualcosa. Lo chiede a me, chiede perché li hanno mandati? Scusa, forse sei tu a commettere qualche imprudenza. Non credo proprio. Comunque non rivolgermi quel tono di voce. Ricorda che sono tua zia. Mio Dio. Comunque, dovremmo portarli un po', quei due. Dove ci sono cacciati? Ah, sono nella cameretta del gatto. Ho incaricato Maurice di rinchiudere sul tuo corpo. E lui eseguirà proprio i tuoi ordini? Ti puoi giurare. E allora per il momento lasciamo che le cose stiano lì, al loro posto. Possiamo sempre metterli alle strette un po' più tardi. Adesso ho qualcosa di urgente da discutere con te. E di che cosa si tratta, zietta? Non mi hai nemmeno ancora chiesto il motivo preciso per cui io sono venuta. Te lo dico adesso. Allora, stammi bene a sentire, Belzebubino mio. Tutto quello che sei oggi, in fondo, lo devi solamente a me. Te ne rendi conto, nel vero, dal giorno in cui i tuoi cari genitori, mio cognato Asmodeo e la mia bella sorella Lilith, per una disgrazia sono scomparsi, però appunto ti ricordi una disgrazia marittima. Non ti ho fatto ancora mancare nulla, tu però sei sempre stato un soggetto difficile. Ti vuoi svegliare mentre sto parlando? Tutto questo mi è costato una bella scommetta. Anche quando ti ho scritto all'Accademia della Magia Nera, tutto questo è stato molto caro per me e hai avuto solo il privilegio di partecipare a questi studi grazie a me e ancora non mi hai chiesto neanche un grazie. Non mi piace quando la prendi così da lontana, zietta? Che cosa? Cosa vorresti? Beh, sì che mi incuriosisci invece. Beh, veramente non varrebbe quasi la pena di parlarne. Tra le cose che ti ha
lasciato in eredità a tuo nonno, venia il malo spirito, c'era, se ben ricordo, un vecchissimo rotolo di pergamena di circa 2,5 metri di lunghezza. Te ne ricordi per caso? Oh, penso di sì, dovevamo da qualche parte in solaio. Non però penso che non ti serva proprio a niente, perché in una delle proverbiali accessi dire al nonno Belial è la strappata in due, quindi non fa niente. Beh, siccome, ti ripeto, ho finanziato i tuoi studi e siccome sono tua zia e ti voglio così bene, potresti anche regalarmelo. Regalartelo? Ma te, e chi è che fa regali a me? Oh! E va bene, me l'ero quasi immaginato. Aspetta un momento. Però potrei darti qualcosa in cambio, ti ricordo che con i soldi si può fare tutto. Sì, ma adesso mi diventi ridicolo, zia. Non dire di nuovo queste cose. Della famiglia, voglio un regalo di mio zio Belial. Quanto vuoi? Uno, due, tre. Quanti milioni vuoi? Perché io voglio quella pergamena. Doveva assolutamente scoprire cosa avesse in animo quella vecchia strega. Tentò la tattica dell'attacco a sorpresa e sparò, per così dire, un colpo nel buio. Dai, vecchia zia, sappiamo tutti e due che la pergamena dall'altra parte ce l'hai tu. E va bene, dal momento che lo sai già, sapevo da tempo che avrei regalato la prima metà. Quella tua cugina di terzo grado, la diva cinematografica di Hollywood, Megera Mugna, credo. Data la vita lussuosa che conduceva, aveva sempre bisogno di un'enorme quantità di soldi. Ecco perché sono riuscita ad avere appunto la parte che ho già in possesso. Adesso cominciamo ad arrivare al soldo. Però zietta, temo che ti abbiano rivelato una patacca. Perché le cose che arrivano da là, ben poche volte sono autentiche. Che cosa vorresti dire? Che molto probabilmente non si tratta dell'originale, ma di una perfetta copia. Allora, diamo un'occhiata a questo punto. Tu mi mostri la tua e io ti mostro la mia. Ma, sai cosa ti dico? Non me ne frega un fico sempre. Che ne dici di un po' di tè alla cicuta, zietta? Va bene. Il tè? Cosa cazzo dici? Thank you.